Milan rischia di farvi soffiare sotto il naso uno dei suoi obiettivi, dalla Premier si fanno avanti e puntano a bruciare la concorrenza. A volte le trattative migliori sono quelle pensate e lavorate a lungo, è innegabile. Ma altre volte, attendere troppo può causare dei problemi, come ad esempio l'inserimento di qualche rivale nella corsa a un giocatore. Nel calciomercato, il sorpasso improvviso è sempre dietro l'angolo, e il Milan oggi sta rischiando proprio di ritrovarsi in una situazione di questo tipo, secondo quanto riferito da un'importante testata italiana, un club della Premier League punta lo stesso giocatore seguito anche dai rossoneri. Il settore del campo di riferimento è quello dell'attacco, fondamentale per i rossoneri, che dopo l'addio di Giroud e il cambio in panchina avvieranno un nuovo progetto tecnico. Il centravanti francese era stato il principale punto di riferimento, per caratteristiche ma anche per esperienza, della squadra rossonera, e quest'anno per sostituirlo si è scelto di fare le cose in grande, sfumato il grande sogno Zirkzee, volato sulla sponda rossa di Manchester, il Milan ha concluso l'acquisto di Alvaro Morata. Un attaccante che piace molto a Paolo Fonseca, un campione d'Europa e giocatore di grande valore internazionale, oltre che grande conoscitore dell'Italia e della Serie A. Non c'è alcun dubbio che Morata sia stato preso per essere il titolare del reparto avanzato milanista, ma alle sue spalle restano molti dubbi. Jovic non ha mai convinto, e la società vorrebbe dare a Fonseca un giocatore di maggiore qualità come vice dello spagnolo. Le discussioni, però, sono ancora aperte. Dalla Premier l'assalto all'attaccante, cosa farà il Milan? Uno dei nomi circolati con maggiore insistenza nelle scorse settimane è stato quello di Tammy Abraham, che vuole lasciare la Roma, dove l'imminente arrivo di Dovbyk lo relegherà a riserva. Lo stesso club giallorosso è interessato a cedere l'inglese, a causa del suo ingaggio elevato. Il Milan non ha mai formulato un'offerta concreta, e adesso, secondo Sport Italia, sull'attaccante sarebbe piombato l'Everton, in cerca di un acquisto a titolo definitivo. Va detto che l'operazione Abraham al Milan ha sempre sollevato qualche perplessità, data la propensione agli infortuni del centravanti ex Chelsea. Inoltre, se Abraham cercava un'occasione da titolare, Goodison Park è sicuramente più conveniente di San Siro. Al momento, i rossoneri sembrano guardare però altrove sul mercato, pensando a Scuffet come alternativa tra i pali e a Emerson Royal sulla fascia difensiva. Alla fine, per il ruolo di vice Morata potrebbe venire anche confermato Jovic.